Gli ospedali si stanno di nuovo riempendo. Mi preoccupano non tanto le terapie intensive, ma le subintensive, dove ci sono pazienti infettivi che devono essere curati in un certo modo. È l'allarme lanciato stamattina da Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Speranza, sull'espansione del coronavirus nel nostro paese. Una segnalazione analoga alla tesi portata avanti dal presidente della Conferenza delle Regioni Bonaccini, che chiede ulteriori restrizioni se il contagio aumenterà ancora, come la riduzione dei posti sui mezzi pubblici. Dobbiamo far accrescere il nostro senso di responsabilità. Questa volta dobbiamo essere responsabili tutti, come lo siamo stati a marzo ed aprile. Purtroppo il virus circola ancora tra di noi. Tanto che il governo ha deciso che ci saranno zone rosse e chiusure mirate per cercare di evitare il lockdown totale. Sotto osservazione le scuole e i corollari come i trasporti. In arrivo 5 milioni di test rapidi per i medici di base e appunto gli studenti. I governatori sono stati invitati a emanare provvedimenti locali più duri. A Milano controlli rigidi sulla movida, praticamente fuori controllo. Intanto due calciatori della nazionale Under 21 di calcio sono risultati positivi.